un membro di questa comunità, di questo paese che vive in cima alla Spromonte, negli anni 50, ed è una persona che in qualche modo vive, come tutte le altre persone in questo paese, in estrema povertà. È un personaggio che in qualche modo molto sensibile, che riesce a catturare i sentimenti degli altri e a cercare di trasformare la propria vita.